bambino è sempre parte della mia esistenza, proprio perché sono particolarmente legato a questa città, una città straordinaria della quale non vi è uguale, sia dal punto di vista architettonico, storico e soprattutto dal punto di vista umano. Ancora con molti amici conservo un legame che è indissolubile fin dai tempi del liceo. E Urbino è una città straordinaria perché proprio per il suo patrimonio culturale e confronto con diverse realtà nell'ambito del territorio anche nazionale mi ha portato a dire che la formazione che si ottiene ad Urbino è una formazione di elevatissima qualità. Confronto con diverse competenze professionali dal nord al sud mi ha dato la dimostrazione che quello che ho imparato in queste aule universitarie è assolutamente di elevatissima qualità e questo ci consente di confrontarci con qualsiasi tipo di realtà, da Milano a Roma, a Belluno, Veneto, la Sicilia, sono tutte realtà con le quali mi sono confrontato e grazie alla formazione che ho ottenuto presso questa università ho potuto affrontarlo con serenità. Beh, io l'ho colta come quella che è una caratteristica di Urbino e dell'università Urbinate. La caratteristica è quella della generosità. La generosità del popolo Urbinate che è accogliente da generazioni, dal 1500 ospita generazioni e generazioni di studenti con grande disponibilità, con grande volontà anche di renderli partecipi di quella che è la realtà Urbinate. Quindi il sentimento che più ho cercato di comprendere è stato proprio quello della generosità. Probabilmente mi sento anche un po' troppo lusingato rispetto al percorso di una persona che ha una caratteristica burocratica nella sua essenza, però allo stesso tempo sono molto gratificato perché questa è un'università nella quale ogni pietra, ogni ambiente, io l'ho frequentato sia come dipendente per alcuni periodi che come studente. Quello che ho imparato qui in questa università, soprattutto grazie a grandi maestri come Italo Mancini, che non riesco mai a dimenticare, è la capacità di una visione d'insieme. Quello che dovrebbe fare il prefetto, oltre ad avere degli strumenti tecnici che sono quelli dati dalla tecnica giuridica, dalla competenza giuridica in senso stretto, poi deve avere anche una visione d'insieme e questo io credo di dover essere grato a Italo Mancini per averci dato una visione del mondo, non soltanto del mondo giuridico, una visione del mondo che era finalizzata a inserirsi in questa realtà. Quindi ecco il ruolo del prefetto, se e come tutto sommato ancora lo conserva nelle istituzioni italiane, è quello di avere una visione che è a favore della collettività, a favore della generalità dei cittadini. Quindi, cercando di essere imparziale, cercando di essere terzo, ma allo stesso tempo di mettere a disposizione la propria professionalità, competenza per una visione di una società che sia armonica. I principi di cui non si può prescindere sono quelli della Costituzione. I primi tre articoli, ma insomma, il primo, l'Italia è una Repubblica e questo è un fatto fondamentale. Fondata sul lavoro, anche questo è un fatto estremamente fondamentale. La sovranità appartiene al popolo, anche questo. Sono quei principi che ci aiutano. A questo aggiungerei l'articolo 3 della Costituzione, dove non si vedono differenze fra i cittadini italiani di razza, sesso, religione o altro. Insomma, questi sono, secondo me, i principi nei quali un funzionario dello Stato, come io mi sento, debba essere conforme, ispirato e rispettoso. Tanto la mia rispetto alle Marche è una scelta. Io credo che le Marche siano un punto di equilibrio rispetto al panorama nazionale. È un punto di equilibrio che ha delle potenzialità ancora non espresse e quindi ha delle grandi possibilità di performance nel futuro, grandi possibilità di
realizzare ulteriore benessere per la collettività marchigiana, che non è composta soltanto dai marchigiani, ma anche da tutti coloro che, io credo, nei prossimi anni sceglieranno le Marche come luogo della propria azione, della propria attività, della propria professionalità. È un punto di equilibrio, che è dato dall'ambiente, mare, collina, una collina particolarmente affascinante, dolce, la cultura. Non abbiamo timore di confrontarci con nessun'altra emergenza culturale nazionale, perché pur essendo una nazione dalle straordinarie potenzialità, le Marche racchiudono in sé tutto quello che sono le cose migliori. E poi i sistemi sociali, la solidarietà, il volontariato, la solarità della propria popolazione, sono tutta una serie di elementi che mi fanno pensare che io trascorrerò il mio periodo di pensionato, quando arriverà il momento, nelle Marche. In tal senso ho scelto Pesaro, ma proprio perché è una città vicina ad Urbino, una città che è molto vicina ad Ancona, alla quale sono particolarmente legato per questa mia ultima esperienza professionale. Non so se sarà l'ultima, insomma questa è la più recente esperienza professionale, e credo che sia, ecco, le Marche come punto di equilibrio. Se l'Italia ha un cuore, ha anche un cuore azzurro, che è quello delle Marche.